Salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qui con questa action figure per la linea DC Films, prodotta dalla DC Collectibles. Abbiamo tra noi Armored Batman, direttamente dal film Batman v Superman. Allora, ci tenevo a ringraziare tantissimo il mitico Simone per aver ordinato questa figure da me e per avermi permesso di recensirla prima di mandargliela. Detto questo, andiamo a vedere la confezione, molto molto figa ed elegante, con questo color blu poi che fa contrasto con il bianco. Qui c'è il logo DC Collectibles, la scritta DC Film, questa è la numero 1 appunto di questa nuova linea DC Film. Qui c'è scritto Armored Batman, qui sul lato un'immagine molto bella della nostra figure e qui sul retro vediamo l'altra figure disponibile, ovvero Superman, sempre da Batman v Superman. Detto questo ragazzi, parte superiore, parte inferiore, non perdiamo altro tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Ed eccoci qui con la nostra figure e tutti i suoi accessori, e prima di andare a vederla vi dico che se foste interessati all'acquisto di questo Batman, e penso proprio che qualcuno di voi lo sarà dopo aver visto la recensione, perché qui abbiamo di fronte una grandissima figure, comunque la può trovare direttamente nel mio sito Ara Service Shop, che trovate qui sotto in descrizione oppure nella scheda qui al lato, oppure potete anche contattarmi tramite i contatti privati che trovate sempre qui sotto in descrizione. Bene, andiamo a vedere gli accessori. Partiamo da una chicca, ovvero questa base, che è una vecchia conoscenza perché l'abbiamo già vista nell'expression pack di Batman della serie animata, ed è un'ottima base, come vedete qui si può piegare, e qui abbiamo questa pinza a molla per reggere al meglio la nostra figura, ed è piena di fori per posizionare dove si vuole l'asta, quindi già un primo punto se lo guadagna. Poi andiamo a vedere le mani intercambiabili, abbiamo queste due qui che sono a palmo aperto per pose dinamiche, veramente ben realizzate, si vede già la differenza di painting del gunmetal dell'armatura, invece il grigio che è interno, dove ci sono anche delle sfumature, quindi un ottimo painting già da queste mani. E poi abbiamo queste mani destra e sinistra per impugnare il fucile di cui è dotato, anche queste dipinte molto molto bene. E parlando di fucile, eccolo qua ragazzi, anche questo realizzato incredibilmente bene, sia come dettagli sia come painting, sempre in questo gunmetal, veramente incredibilmente ben realizzato. Qui vediamo anche un dettaglio argentato. Ora andiamo a vedere il nostro protagonista, finalmente. Ecco qua ragazzi il viso con questo casco, ha gli occhi neri. Perché? Perché c'è la chicca, ovvero che premendo questo tasto si accendono. Guardate, nonostante ci sia un sacco di luce per la recensione, si vede benissimo che si accendono, ragazzi. Questa qui secondo me è una cosa fighissima. Oltretutto, perché questo fatto di accendere gli occhi non blocca assolutamente nessuna articolazione. Questa qui è una grandissima cosa. Tranquilli, gli occhi si spegneranno da soli dopo un po', non c'è bisogno di ripremere l'interruttore. Comunque, vediamo i dettagli del nostro Batman e ce n'è da vedere come. Guardate qui l'armatura, come è realizzata bene in tutto questo gunmetal, piena di graffi qui e lì per, vedete, per l'usura, veramente fatta benissimo. È dotata di mani di base chiuse a pugno, la cintura anche è fatta incredibilmente bene di questo dorato tutto sporcato, veramente figo. Gli occhi intanto si sono spenti. Guardate qua anche l'armatura sulle braccia, fantastica, queste qui sono le punte dorate. Vediamo anche il retro, anche questo incredibilmente ben realizzato in tutti i dettagli. Qui c'è la linguetta semplicemente per le pile, ma si può anche riporre all'interno dello sportellino e si può aprire con un semplice cacciavite. Continuiamo a vedere il retro, già che ci siamo. Qui abbiamo un bat sedere, anche questo molto ben realizzato, e qui altri pezzi dell'armatura come per le mani. Naturalmente anche qui si vede la differenza tra i pezzi dell'armatura in gunmetal, e non è solo gunmetal perché ragazzi vedete ci sono tutte sfumature sopra per renderla più usurata possibile. Dicevo, c'è questa differenza tra armature appunto e la tuta sottostante, che è appunto la tuta del Batman base del film Batman v Superman. Qui vediamo gli stivaloni, anche questi molto molto ben realizzati, si vede tantissimo appunto l'ispirazione che ha questa tuta dal fumetto di Frank Miller The Dark Knight, soprattutto per la suola delle scarpe che è abbastanza appuntita. Ho ancora impressa nella mente la scena in cui Batman in quel fumetto dà un bel calcione in faccia al povero Superman. Comunque non vi ho menzionato il mantello in tessuto ragazzi, che è fatto incredibilmente bene in questo tessuto che sembra quasi pelle, è veramente figo al tatto. Qui vediamo tutte le impunture fantastiche, vediamo anche la parte interna su cui cambia il tessuto, ma la cosa più figa ragazzi è che qui ci sono dei
dei fili metallici alle estremità, quindi vedete il mantello è posabile in questo modo. Quindi ragazzi, davvero fantastico, il mantello è anche abbastanza grande, aperto, veramente un'attenzione per i dettagli in questa figure davvero incredibile. Comunque andiamo a vedere le articolazioni. Abbiamo la testa che può guardare un po' verso l'alto, può guardare molto bene verso il basso, può ruotare lateralmente in questo modo, e ha anche l'articolazione lì alla base del collo per un ulteriore raggio di movimento. Qui abbiamo le spalline articolate singolarmente, poi abbiamo l'apertura del braccio fino a qui, abbiamo la sfera interna che permette anche un movimento in avanti e indietro in questo modo, nonché naturalmente la rotazione a 360 gradi. Poi abbiamo la rotazione qui al bicipite, doppia articolazione qui al gomito, molto molto funzionale, ricorda moltissimo quella delle SH Figures oppure delle Variable Action Heroes. Abbiamo qui il piegamento del polso e la rotazione al polso. Qui a mezzo busto abbiamo la sfera che permette un minimo di piegamento in avanti anche all'indietro, e c'è anche la rotazione laterale in questo modo, e quindi questa è una gran cosa, perché di solito, avendo diciamo un circuito interno che fa accendere gli occhi, mi sarei aspettato che fosse limitata questa articolazione oppure persino quella alla testa. Invece ragazzi, non c'è nulla di tutto questo, e tra l'altro vi faccio notare che questo interruttore qui si nota a malapena perché è incredibilmente ben fatto con lo scalp dell'armatura. Comunque andiamo a vedere le gambe. Abbiamo il piegamento della gamba in avanti fino a qui, ma c'è un ulteriore raggio, vedete, si può abbassare la gamba in questo modo proprio come le figure giapponesi, e la gamba, vedete, può andare ancora più in su, e questa è davvero una gran cosa, può andare anche all'indietro in questo modo, e c'è anche l'apertura laterale praticamente massima, veramente veramente ben fatta. Abbiamo anche un po' di rotazione qui alla parte superiore, doppia articolazione qui al ginocchio, abbastanza ben realizzata, non è incredibilmente bella da vedere, però c'è molto 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 di peggio in giro. Poi abbiamo il piegamento del piede in su, piegamento del piede in giù, e anche la rotazione laterale della caviglia in questo modo. Insomma ragazzi, come avete visto dalle articolazioni, questa figure è molto molto più giapponese di quello che sembri. Infatti come articolazioni siamo praticamente a livello di una SH Figures oppure di una Mafex, eccetera eccetera. Quindi la DC ha alzato un po' il prezzo rispetto a una normale DC Collectibles per darci una maggiore qualità in tutto, sia nei dettagli sia nelle articolazioni, aggiungendo la chicca degli occhi luminosi. E secondo me ragazzi, questa figure è una delle migliori che abbia mai prodotto questa ditta da quando è nata. Comunque andiamo a misurare l'altezza. Il nostro Goliath ci dice che questo Batman è alto ben 7 pollici e mezzo, ovvero siamo praticamente sui 19 centimetri. Ve lo metto accanto al Batman della serie animata che è 6 pollici, come vedete è abbastanza enorme rispetto ad una figura in scala 6 pollici. Ve lo paragono anche con una delle DC Collectibles più classiche, ovvero questo Batman New 52, come vedete comunque sono abbastanza ben in scala tra loro, perché comunque questo è un Batman in armatura, quindi un tantino più alto di un normale Batman in costume. Immancabile il confronto con il Batman della Mafex, come vedete sono abbastanza fuori scala, anche se ragazzi non troppo, essendo ancora una volta un Batman in armatura, ci potrebbe anche stare che sia così alto rispetto alla sua controparte senza l'armatura. E già che ci siamo, per completare il tutto lo paragoniamo anche con il Batman di Michael Keaton della NECA, e qui devo dire che come scala ci siamo, anche perché Keaton è abbastanza più basso di Ben Affleck. Comunque confronto anche con il mitico Monezza Spider-Man, che essendo 7 pollici risulta perfettamente in scala con questo Batman. Il voto che mi sento di dare a questo Batman DC Collectibles per la linea DC Films ragazzi è un 10 pieno, sono rimasto incredibilmente sorpreso da questa figure. Ripeto, il prezzo è più alto del solito prezzo delle DC Collectibles, ma ragazzi questa figure vale fino all'ultimo euro speso, è praticamente perfetta in tutto, non ha una virgola che non vada, accessori quanto basta, c'è la base, c'è la chicca degli occhi luminosi, articolazioni incredibili e dettagli altrettanto incredibili, veramente veramente ben realizzata. Sono rimasto incredibilmente soddisfatto e penso che la prenderò anche per la mia collezione, non credo potrò farne a meno. Comunque ragazzi, ora tocca a voi farmi sapere il vostro parere con un commento qui sotto riguardo questo Batman Armored della linea DC Films. Lasciate anche il mi piace se questa recensione vi è piaciuta, e se volete aiutarmi, se volete far vedere questa figura a qualcuno, potete condividere questo video. Io ringrazio ancora una volta di cuore Simone per aver permesso questa recensione, per aver ordinato questa figure da me. Vi ricordo che potete ordinarla anche voi da me con il mio sito che trovate qui sotto oppure nella scheda in alto a destra. In descrizione ci sono anche tutti i miei social per seguirmi a 360 gradi. Noi ci vediamo alla prossima, vi lascio le pose fighe, ciao da Ara, da Batman Armored. We'll be right back.
Tell me, do you bleed? You will.